Abbonati e vedrai video senza pubblicità. Buona visione. La cellula nervosa è la sede di una forma speciale d'energia, l'influsso nervoso. A questo proposito, la sola cosa che si può dire è che l'influsso nervoso non corrisponde esattamente ad alcun'altra forma di energia finora conosciuta. Il passaggio dell'onda nervosa lungo i nervi può essere rivelato se colleghiamo il nervo con un galvanometro. Si osserva infatti che il galvanometro segna il passaggio di una corrente elettrica. Questo fatto non deve però far credere che l'onda nervosa sia una corrente elettrica. Come abbiamo detto, noi ne ignoriamo la natura. L'influsso nervoso, infatti, si propaga con una velocità incomparabilmente minore dell'elettricità. Lo Helmholtz riuscì con un brillante esperimento a determinare con esattezza l'intervallo di tempo che intercorre tra una stimolazione di un nervo di rana e la conseguente contrazione del rispettivo muscolo. La velocità della conduzione nervosa era di circa 27 metri al secondo. Si vede poi che esistono notevoli differenze di velocità nei nervi dei vari animali e nei diversi nervi di uno stesso animale. La velocità riscontrata nell'uomo è di 120 metri al secondo, il valore più alto che sia stato finora osservato. Come si vede, esso rimane enormemente al di sotto della velocità delle onde elettromagnetiche, che è di 300.000 km al secondo. Quasi tutti oggi sono d'accordo nel ritenere che la propagazione dell'eccitamento nervoso consista in un processo fisico-chimico della sostanza del nervo. Processo che si differenzia da un punto al successivo come l'accensione di una miccia, nel senso cioè che ciascuna particella della fibra nervosa è eccitata dalla particella precedente. Insomma, il nervo non condurrebbe passivamente, ma la sua sostanza parteciperebbe alla produzione e alla propagazione dell'influsso con una modificazione temporanea del suo stato di equilibrio energetico. Il nervo non sarebbe paragonabile ad un filo metallico che conduce una corrente elettrica, ma piuttosto ad un cordone di polvere esplosiva. Ora il testo ci dirà qualcosa inerente al digiuno intermittente che tanto va di moda negli ultimi anni. Ascoltate con attenzione. Particolarmente attivo è il ricambio dei centri nervosi. Quando un uomo è sottoposto al digiuno, il cervello esercita il suo predominio attingendo da tutti gli altri tessuti del corpo le sostanze nutritive. Quindi non diminuisce di peso e conserva la somma di energie di cui ha bisogno per funzionare. Il cervello è un grande divoratore di ossigeno. Considerando uguale ad 1 il consumo di ossigeno
dei muscoli a riposo, il consumo da parte del cervello nelle stesse condizioni è pari a 22. Ciò dimostra che il cervello, anche in condizioni di riposo dell'individuo, non è mai veramente a riposo, ma ha un'incessante attività. Un punto che merita speciale attenzione è il modo col quale l'impulso nervoso passa da un neurone all'altro. Sappiamo che fra i neuroni non vi sono rapporti di continuità, ma soltanto di contiguità. I neuroni si articolano fra loro attraverso le sinapsi, cioè giunzioni, specie di membrane di cui non conosciamo esattamente la natura. Così pure le fibre nervose che vanno ai muscoli non si fondono al loro termine con le fibre muscolari, ma entrano in rapporto con queste attraverso le sinapsi. Le sinapsi funzionerebbero come valvole che lasciano passare l'impulso nervoso in un senso e non nel senso opposto. Il canon le ha paragonate ad un trasformatore, il quale adatta l'impulso nervoso alle necessità dei singoli tessuti, ne regola l'intensità, ne fa variare la velocità ed altre caratteristiche.